Buongiorno Eleonora, allora noi ci troviamo di fronte al Tribunale del Riesame dove oggi verrà giudicato un altro dei ragazzi, ovvero Cozzolino. Il primo giovane che è stato scarcerato è stato Alessandro Sbrescia. Secondo il Tribunale del Riesame forse non c'erano le motivazioni, ovvero i gravi indizi di colpevolezza per tenerlo in carcere. Ovviamente fondamentale è l'esame delle telecamere di videosorveglianza, ma c'è un ulteriore elemento. Noi siamo in compagnia dell'avvocato della vittima, l'avvocato Capozzo, che proprio oggi ha recuperato un documento che sarà fondamentale non solo per il tribunale d'esame, ma soprattutto Allora, poi a aspetta un attimo, processo. Allora, avvocato, di che cosa si tratta Vito, esattamente? aspetta un attimo, sentiamo le parole prima della ragazza, Sì, allora, sì, sì, ok? sì, sì. Ascoltiamo. Sono molto stanca. Ho bisogno di andare via da Portici per qualche giorno, allontanarmi per trovare un po' di pace, di tranquillità. Ma perché? Perché è libero? Allora vuol dire che non mi hanno creduto. Non potevano almeno dargli gli arresti domiciliari. Voglio andare via per un po'. Borrelli. Sì, io. Cioè, non potevano almeno dargli gli arresti domiciliari, allora vuol Sì. dire che non mi hanno creduta. Non solo non l'hanno creduta, anche se poi i medici, proprio ieri, hanno reso noto che hanno confermato che si è trattato di uno stupro. Cioè, coloro che hanno fatto, i medici, tutti gli esami e così via, hanno confermato che la ragazza, e hanno pure spiegato nel dettaglio che tipo di violenza ha subito. Io credo che il problema, ritornando a quello che stavo dicendo, che riguarda Portici come Catania, è legato al fatto della società in cui viviamo. Cioè questi ragazzi, non solo dai familiari, ma anche dal mondo che li circonda, non si sentono condannati per quello che hanno fatto o che dicono di voler fare, ma si sentono forti e addirittura Legittimati. sostenuti, come se la violenza nei confronti di una donna, di qualsiasi altro essere umano, fatta in branco, cioè come diceva lei, nel modo più vigliacco, cioè una donna colpita, quindi più debole, colpita violentemente da più persone, stuprata e violentata anche al punto tale, con tale, come dire, Ferocia, strafottenza, violenza. scusatemi il termine, violenza, cioè di far mostrare il video, come a dire io le ho fatto questo e non solo non mi vergogno, non solo non ho paura, ma lo mostro a tutti e vi faccio vedere di cosa sono capace. La società è il primo punto, il primo tassello, come è successo a San Giorgio. Io voglio ricordare una cosa e concludo. Già una ragazza è andata via negli ultimi tempi dal nostro territorio. A Piemonte una ragazzina minorenne fu stuprata, anche in quel caso stupro di gruppo. I ragazzi minorenni sono stati tutti riabilitati. Quelli La minorenni, famiglia questi della non sono ragazza. minorenni però, Sì, lo questi non so. sono Nel caso minorenni, specifico, però, in quel caso i ragazzini sono stati tutti riabilitati, sono tornati nel paese di Piemonte, la Sì. ragazza è andata via. Alla fine il sindaco di Piemonte è arrivato anche a dire che quella è stata una ragazzata. Questo deve cambiare, i primi a cambiare dobbiamo essere noi, mai sostenere queste cose. Allora, sentite le parole del papà di questa ragazza che dice: Bravo. sono profondamente indignato come padre, come cittadino, mia figlia sta molto male e da quando è venuta l'aggressione, la violenza sessuale, non mangia più. Sentite. Sono profondamente indignato come padre e come cittadino. Mia figlia non riesce ad uscire di casa, invece quello è libero. È difficilissimo credere ancora nella giustizia dopo quello che abbiamo saputo. Non avrei mai immaginato che in così breve tempo uno dei tre accusati di aver violentato mia figlia tornasse libero. È lei la vera prigioniera di questa storia, l'unica che resta intrappolata nel suo dramma. Se dovessi tornare indietro, non so se le consiglierei di denunciare di nuovo, visto tutto quello che è accaduto. Mia figlia sta molto male, nel fisico e nella mente. Da quando è avvenuta l'aggressione, non mangia più, è costretta continuamente alla flebo, sottoposta a estenuanti visite ospedaliere e a terapie con gli psicologi che la seguono. Non vuole più uscire, sta vivendo un calvario, arricchito da una nuova ferita. Avevamo pensato di portarla lontano per staccarla dall'ambiente dove è avvenuta questa vicenda, ma al momento le sue condizioni di salute e le cure a cui è costretta non ci consentono di trasferirla. Mi sento profondamente scoraggiato, ma non mi fermo e continuerò a sostenere questa battaglia per la mia bambina. Non ho alcun dubbio, credo alle parole di mia figlia. Posso? Sì, prego, ci abbiamo Voglio l'avvocato stare che ha sentito vicino a questa tutto. famiglia, ma soprattutto a questa ragazza. Noi invece ti crediamo. Sei stata un esempio per tutti. Dobbiamo continuare a credere che la violenza non deve più passare. Riprendi a mangiare, per favore. Fatti curare. Eleonora.
tutti vicino a te. Non dargli la vinta, non ti ammalare per questo. Non dargli la vinta. Posso? E soprattutto non andare via. Non andare via. Posso adesso io vorrei sentire il magistrato Giovanni Terzi. Avvocato, cosa ha da dirci in diretta? L'avvocato è l'avvocato appunto di questa famiglia che abbiamo sentito e della ragazza. È vero che non mangia più? È vero che se ne vuole andare? È vero che si sente tradita? Tradita anche da chi non sembra non crederle? Sì, guardi, ovviamente la reazione immediatamente dopo la notizia della scarcerazione di uno dei presunti autori della violenza l'ha colpita, l'ha ferita moltissimo. In un primo momento nella ragazza prevaleva la rabbia, ovviamente. Dopo è subentrato lo sconforto, ha detto, ma guardi avvocato, dice... A questo punto mi interessa ben poco di quello che sarà lo sviluppo processuale di questa cosa. Se li condannano, se li lasciano in galera, non mi interessa più niente, tanto nulla mi potrà cancellare i segni della violenza. Adesso voglio pensare a me e a stare bene. Bravo.